Siamo a Castiadas, presso l'agriturismo Praidis. Chi saranno oggi i nostri ospiti? Ma soprattutto, con quali prodotti ci delizieranno? Andiamo a scoprirlo. Benvenuti a Tavola con. Oggi abbiamo degli ospiti territoriali, nel senso che i produttori seduti a tavola con noi sono tutti produttori della zona. E abbiamo Gianluca Codonesu, che produce un'infinità di formaggi nel suo caseificio, ma anche allevamento di agnello di Sardegna IGP. Poi abbiamo Alberto Podda, che è referente del territorio da parte di Coldiretti Sardegna, Fabio Barbato, agricoltore che coltiva i frutti della terra, di cui assaggeremo le sue prelibatezze, e Sergio Spano, della cantina di Castiadas, che ci farà provare degli ottimi vini. E quindi possiamo iniziare, come sempre, con un brindisi. Che cosa ci consigli? Beh, iniziamo con un aperitivo a base di un Cannonau vinificato in bianco, rifermentato in bottiglia, quindi un pet nat, come si utilizza a dire a livello internazionale. Un vino secco, completamente secco, che ha fatto una seconda fermentazione in bottiglia e che ha solamente 12 gradi di alcol, con una pressione di CO2 di 2,5 bar, quindi rientra nella categoria dei frizzanti. Molto delicato, molto fresco, facilissimo da abbinare, dall'aperitivo fino a qualsiasi genere di piatto, in particolare quelli estivi. Perfetto. Quale bicchiere ci consigli anche di... Quello grande, l'altro lo lasciamo per il metodo classico. Perfetto. Sono pronta ad assaggiare questa, che per me è una novità. Sì. La mossa che ho fatto inizialmente non è a caso quello grande, Gianluca. Oh. È appunto per tenere i lieviti in sospensione. Perché avendo fatto una seconda fermentazione in bottiglia, si usa per questo genere di vini tenerli appunto con il resto dei lieviti nella bottiglia, quindi non si fa la sboccatura come si fa per i metodi classici, ma viene bevuto appunto torbido. Quindi per avere una bevuta omogenea in tutto il tavolo, allora si mettono i lieviti in sospensione. Molto interessante, non avevo mai provato questa tipologia di vino. Ha un profumo eccellente. Bene, signori, benvenuti. Sì. Cin. Salute a tutti. Avevi ragione, Sergio. È leggerissimo. Leggero, fresco e facile da abbinare. È meglio posarlo questo bicchiere, perché oggi c'è abbastanza caldo, c'è sete, quindi... Parmigiana di melanzane, frittelle di zucchine. Oh mamma! Focaccia al pomodoro. Vi confesso che sento dei profumini. Melanzane grigliate, zucchine grigliate. Peperoni in agrodolce. Mamma mia, che bontà! Si sente un profumo che i nostri spettatori non possono sentire. Ricotta fritta. Ricotta fritta? La ricotta è il tuo prodotto? Sì, 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 il nostro prodotto della nostra azienda. Poi ne parleremo. Perché ho visto che sei arrivato con un tir, con tutte le tue qualità di formaggi. E Fabio, le verdure, gli ortaggi sono prodotti della tua prodotti azienda? Prodotti della mia azienda, sì. È un'azienda che è nel territorio di Castiadas, è a conduzione familiare. Questi prodotti appunto sono dei prodotti naturali, prodotti in pieno campo. Ok, questo appunto per provare a riagganciare dei vecchi sapori che sono stati persi
nel tempo, no? Sai, con la grande distribuzione, con le grosse quantità, certe metodologie sono state comunque un po' abbandonate. Ok. Anche il fatto che, se mi permettete, i prodotti non vengono conservati nella cella. Assolutamente sì. E quindi sì. Dal campo arrivano direttamente al consumatore. Alla tavola. Cioè, nel senso che tu ti svegli il mattino all'alba, raccogli gli ortaggi e li porto. E il tuo cliente può venire direttamente da te in azienda, trova prodotto di giornata. Assolutamente sì, appena tagliato. Ovviamente senza antiparassitari. Facendo estrema attenzione a queste cose, assolutamente. Andando molto in prevenzione con appunto delle metodologie biologiche per la difesa appunto delle colture. Ma quello che conta è anche la qualità della terra, del punto in cui si trovano i tuoi campi. Assolutamente sì, siamo a ridosso comunque della foresta dei Sette Fratelli, dunque con un microclima diciamo che è unico quasi insomma per la zona, e poi comunque col sole, col clima che abbiamo qua, tutto fa il resto. Perché ovviamente c'è l'insieme, si crea un mix di aria di mare e quella di montagna, e Castiadas si trova in una zona fortunata. Molto fortunata. Ma tu fai parte dei punti di vendita diretti di Coldiretti? No, io non faccio parte, perché io faccio delle consegne che sono mirate. I miei prodotti li consegno principalmente a una catena alberghiera e poi anche a qualche rivendita locale. Diciamo, per la minima parte vanno per diciamo il privato che vengono da me. Ah, quindi i fortunati della zona possono andare in un alimentare, un mini market qui e trovare prodotti naturali della terra. Non tutti hanno questa fortuna, gli abitanti di Castiadas, ma gli abitanti di Castiadas lo sanno? Sì, certo che lo sanno. Ma non è che qualcuno viene nella tua azienda all'ultimo momento, tipo la domenica mattina alle 8 e ti dice Fabio... Alle 8 no, però capita, capita, sì sì. Perché la domenica mattina la maggior parte delle persone stanno al mare, però dico, vanno al mare, dico, però... Qualcuno che ha degli ospiti... Assolutamente sì. Vabbè, ti tocca fare anche questo servizio, però meglio di quelli che portano il cibo a casa, che si usano tanto adesso. Meglio venire in azienda e vedere con i propri occhi la tua produzione. E poi anche assaporare dopo. Quindi i tuoi clienti ritornano? Gli alberghi e i supermercati continuano a chiederti i prodotti? Sì, certo. Magari te ne chiedono di più? Allora, purtroppo la produzione comunque è limitata, appunto perché essendo una conduzione familiare non posso garantire delle quantità che magari mi richiede il mercato, però cerco di contentare tutti. Li ho visti lì anche nel cesto, sono bellissimi i tuoi ortaggi. Allora, io attendo che si serva anche Sergio. Non fatemi aspettare tanto perché ho l'acquolina in bocca con questi profumini. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Buon appetito. Qui ce l'ha. Scusate, ma in questi momenti il silenzio è d'uopo. Fateci gustare queste meraviglie. Eccezionale, questa frittella di peperoni. Ma poi vediamo se fare anche i complimenti alla cucina. Su quello non ci sono dubbi. Anche la ricotta fritta comunque non è male. Delizioso. Sì, però ci sono, dopo vi siete, ce la passate perché vi siete accaparrati i peperoni e ricotta. Sono qui. Sì, sì, poi. Mm.
veramente squisito. Meraviglia, che sapori. Che sapori. Meraviglioso. Vedo che mangiate tutti con gusto, eh? Molto buono. Neanche l'ora giusta. Ci hanno chiamato a questo, d'altronde. È un lavoraccio. Un sacrificio. Sì, facciamolo questo sacrificio. Adesso la mia passione, le melanzane alla parmigiana. Vediamo ma... se è l'ortolano. Lo facciamo girare anche questo. Noto che queste melanzane non hanno molti semi, fortunatamente. Come mai? Sono state tagliate nel periodo giusto. Ecco. Per noi che abbiamo difficoltà a smaltire i semi di questi ortaggi, qual è il periodo giusto per tagliare le melanzane e avere senza semi? Eh beh, non devono passare troppo tempo sulla pianta. Ok, perché se stanno troppo sulla pianta, la pianta sviluppa i semi. La pianta, il frutto, poi sviluppa i semi. Interessante. Chissà se forse dopo questa tua informazione potrò tornare a mangiare le melanzane. Ottima. Sono veramente squisite. Bisogna fare i complimenti a Fabio, ma anche alla cucina che le ha cucinate. Ottime. Chi le ha cucinate? Paola? Penso di sì. Sì, sicuramente Paola. Ma... anche la ricottina non è male. Vero? Merita. Sì. Vorrei assaporare anche un invitante con le zucchine. Chissà cosa accadrà domani dopo aver mangiato. Grazie. C'è qualcuno che mi passa la ricottina? C'è proprio qui. Ah, grazie. La ricottina fritta. Anche le zucchine non hanno semi. Interessante, molto interessante. Grazie per le informazioni. Ma cosa dite? Facciamo un altro sorso di questo eccellente vino? Assolutamente. Io mi sono portato avanti per sentire l'abbinamento. Effettivamente funziona benissimo. Ci hai consigliato bene. La cantina di Castiadas vende solo in zona o in... No, ovunque, fortunatamente. Quindi sia a livello regionale che nazionale che estero. Quindi diciamo il fatturato è suddiviso in 25% estero, 30% nazionale e la restante parte in Sardegna. Ah, quindi c'è un 50 e 50. Quindi i vostri vini si trovano in tutta la Sardegna? Esattamente, tutta la Sardegna, diciamo, per essere, no, non per esagerare, ma un po' in tutto il mondo, dai. Fortunatamente... No. Limitandoci adesso nel territorio regionale. Nel territorio regionale prevalentemente a livello di ristorazione e a livello alberghiero. Abbiamo una distribuzione, abbiamo diversi agenti collaboratori che lavorano sul territorio regionale e poi siamo fortunati ad essere in una zona a forte vocazione turistica, quindi ne viene da sé anche la nascita di questi prodotti che sono stati quasi richiesti appunto dalla moltitudine di turisti presenti nel territorio del Sarrabus, nella zona di Castiadas, nella zona di Castiadas in particolare, Castiadas e Muravere. Mentre a livello nazionale, quali sono le zone dove esportate di più? Prevalentemente centro e nord Italia, quindi Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, prevalentemente. In Emilia Romagna, diciamo, ci sono i consumatori più abituali e più, sì. E più fedeli, sì. Sì, sì. Beh, è molto facile abbandonare il Lambrusco. No, per carità, hanno dei grandissimi vini e hanno, diciamo, anche l'abitudine a bere delle bollicine e a bere dei rifermentati. Non a caso il Lambrusco è nato come metodo ancestrale. Il Moviu
il nostro rifermentato strizza appunto l'occhio a questo metodo di lavorazione del, del vino, che a casa dei nostri nonni si è sempre fatto. Noi abbiamo semplicemente professionalizzato e abbiamo utilizzato l'uva che meglio conosciamo e l'uva di cui preferiamo parlare. Quindi a partire dal Cannonau l'abbiamo trasformata, l'abbiamo vinificata in bianco e da lì siamo nati con una serie di prodotti come il Movio, come il Seprus, che è il metodo classico. E all'estero? All'estero questi prodotti sono ben visti, ma naturalmente la maggior parte del fatturato, la parte dal leone, diciamo, la fanno il Cannonau e il Vermentino, specialmente negli Stati Uniti e nel centro Europa. Quindi voi producete Vermenti oltre... Prevalentemente Cannonau, l'80% della produzione è Cannonau, sì. Poi il Vermentino. E un vino rosso. Poi facciamo anche altre uve rosse, quali Carignano ad esempio, che utilizziamo in blend. Sì. Carignano che è coltivato da sempre praticamente nella piana del Sarrabus, ma valorizzato soprattutto negli ultimi 50-60 anni, anche dalla famiglia Internicola che ci ospita oggi nel suo agriturismo. Bene, poi li hai portati questi vini? Sì, ne abbiamo portato uno. Poi li proveremo e ci consiglierai l'abbinamento. Ok, adesso che abbiamo gustato tutti questi antipasti, primo lancio di complimenti a Fabio per le sue verdure, ma anche a Paola, che è in cucina, per come ha saputo preparare questi aperitivi. Poi quando verrà Paola, stavamo facendo i complimenti. Complimenti per come ha saputo cucinare, preparare questi ortaggi, queste verdure di Fabio. Squisito tutto, complimenti, complimenti. Benissimo, ora intanto passiamo alla seconda portata, che sarà una sorpresa, ma una sorpresa grandiosa. Volevo parlare un po' con Alberto Podda, che è il referente di zona di Coldiretti Sardegna. Che tu non hai azienda? No, assolutamente no. Faccio un po' di agricoltura, ma per passatempo, per hobby. Okay. Poi la vai per a svagare, rubare nell'orto per di svagare la mente nel fine settimana. Sì, sì, poi fa finta perché poi viene nel tuo orto, no, non te tempo e viene a rubare i peperoni, le zucchine, eccetera. Non c'è bisogno di rubarle, basta andare da lui e gentilmente si acquistano. Che cosa, che come si sta sviluppando questo territorio? Perché Coldiretti, Sardegna a livello regionale, è piena di progetti, di idee che lungo il tempo non sono rimaste solo idee, ma si sono evolute. Cito sempre i mercati di Campagna Amica, i punti vendita diretti che la Coldiretti ha e tante altre iniziative. Ma qui nel Sarrabus, gli imprenditori agricoli, gli allevamenti. Allora, diciamo che in linea di massima il fenomeno della vendita diretta si sta ampliando, ok? Ci sono diverse aziende che appunto hanno capito che fare la vendita diretta dei propri prodotti è un ricavo immediato appunto per l'azienda. Quindi più accorciamo, tra virgolette, la filiera, e più resta in tasca all'agricoltore. E anche al consumatore. Il consumatore ne guadagna sicuramente in salute innanzitutto, ok? E in qualità dei prodotti. Consideriamo che un prodotto acquistato direttamente dall'agricoltore sicuramente avrà una conservabilità a casa superiore rispetto al prodotto che va acquistato al supermercato. Quindi è stato colto oggi, arriva a casa il giorno successivo, il giorno stesso, per assurdo, essendo a chilometro zero,
e quindi lo posso tranquillamente conservare fuori dal frigorifero, cosa che non puoi fare con un prodotto acquistato che è rimasto anche settimane all'interno di una cella di conservazione. Quindi questo è un grosso vantaggio anche per poi il consumatore finale. Ma ci sono iniziative, progetti in vista di Coldiretti per incentivare ancora di più il chilometro zero, i prodotti tipici, soprattutto qui in Sardegna, che... Ma allora, Coldiretti è aperta a tutti, tra virgolette, quindi qualsiasi azienda volesse intraprendere l'attività di vendita diretta con dei semplici passaggi è in grado di farlo. Però la vendita diretta in azienda, quindi il classico punto vendita campagna amica, è una cosa che funziona. Quindi abbiamo un esempio, cioè quest'oggi Gianluca, in questo caso con i formaggi, aderito a campagna amica facendo il proprio punto vendita diretta in azienda. Bene, bene. E per aderire, io abitando a Cagliari frequento il mercato di campagna amica di Cagliari e vedo da anni un signore che gira con un blocchettino e gli ho chiesto: ma cosa sta dando i voti come a scuola, cosa fa? E mi è sembrato di capire che ci sia un controllo serrato da parte di Coldiretti per verificare se i prodotti sono veramente dal produttore, non c'è qualcuno che fa il furbo, li va a acquistare al mercato e poi li... mercato generale. Il controllo è alla base di tutto, ok? Tutte le aziende che aderiscono in qualche maniera a campagna amica hanno tutta quanta la conservazione delle scritture contabili, intanto il fascicolo aziendale, dove è possibile andare a vedere quali sono le colture che realmente ha in atto l'azienda in qualsiasi periodo, perché il fascicolo aziendale va aggiornato periodicamente, ok? Quindi questo è un requisito fondamentale per l'azienda che partecipa ai mercati di campagna amica o che fa parte del circuito di campagna amica. E molte volte è quello che anche frena alcune aziende dal partecipare o meno ai nostri mercati o essere punto vendita campagna amica. Okay. Quindi il controllo è già all'interno, perché noi siamo in grado di verificare sia le produzioni sia il fatturato dell'azienda. Ora, se Paola ci serve i formaggi, vi comunico che questa puntata non durerà 30 minuti, durerà un'ora e mezza, perché Gianluca Codonesu, dell'omonimo caseificio, ci ha portato non so quante qualità e tipologie di formaggi, compreso uno senza lattosio che va bene per gli intolleranti. Mi ha fatto un elenco, non la finiva più, tipo prete che recita il sermone, e quindi adesso io gli faccio ripetere tutto l'elenco dei formaggi che ha portato. Allora, qui per esempio cosa abbiamo? Guarda, questo cos'è? Allora, quello è un semistagionato. È uno stagionato, che è quello senza lattosio, che è una produzione di un anno, sarebbe la produzione di primavera dell'anno scorso sullo stagionato. Poi abbiamo il semistagionato, sì, e poi abbiamo un nuovo prodotto, che quello lì è il formaggio con la birra. Formaggio con la birra? Sì, che si può utilizzare bene come antipasti, ma anche come aperitivi. Si abbina molto bene anche con l'agnello in umido, perché lui dà un pochino di amarognolo della birra che toglie il dolce dell'agnello. Quello andrebbe bene anche come antipasto. Ah, ecco perché ha questo colore così dorato. Abbiamo usato una birra mora, artigianale, che ci ha dato un nostro amico, e la siamo già in produzione bene. E sta andando veramente tantissimo come prodotto. È molto particolare. Che ovviamente vendi tutto ai birrifici. Sì, certo, ma per i locali, che ci sono certi locali di Cagliari che poi ci richiedono il suo prodotto, che si abbina molto bene alle loro birre. E le altre tipologie? Le altre tipologie abbiamo il Casagedo, che fa il re della nostra produzione, che è un prodotto molto fresco, diciamo, è giornaliero.
e questo proprio riproduce il latte, i sapori che si ha giorno per giorno nella campagna. Adesso si hanno grosse fioriture, siamo in primavera, sono grosse fioriture, quindi anche il latte trasmette al casagedo, trasmette questi sensori di profumi e sapori delle fioriture che ci sono adesso nella campagna. Quello morbido è il blu di pecora. Perché si chiama blu di pecora? Blu di pecora perché è un erboninato, e diciamo dove si sviluppano le muffe fa dei colori bluastri da queste colorazioni. È un muffettato, noi usiamo una muffa, si chiama Roquefort, che è edibile, si può mangiare tranquillamente e dà dei sensori un po' di, anche essendo latte di pecora, dà un po' i sensori di latte di capra, un po' di frutti esotici, si trasmette molto in questo. Quindi cosa. Hai molta fantasia nelle tue produzioni. Sì, bisogna un po' diversificare, perché se ti mantieni solamente con una linea di prodotto la gente un po' si stanca, invece quando viene in caseificio ne prende varie tipologie di prodotti. E questo invece? E quello è il nostro semistagionato. Ma guarda, si vedono le muffe. Si vedono le muffe. Sì. Ma poi è molto gradito anche dai turisti, perché quando vengono in zona ricercano un prodotto particolare da poter portare, degustare durante l'anno. Qui in Sardegna lo vendiamo solamente nei nostri punti vendita, abbiamo diversi punti vendita, e poi lo esportiamo in tutto Nord Italia, diciamo, siamo molto presenti nel Nord d'Italia, nel Piemonte, e poi quest'anno siamo riusciti a portarlo anche in Giappone e in Cina anche. Io sono curiosa di assaggiare questo formaggio con la birra. Bene, sono pronta ad assaggiare il vostro vermentino. Signori, in alto i calici per il vermentino. Adesso vediamo se questo vermentino mi ricorda le magnifiche spiagge di Castiadas, perché il vino deve far sognare. Poi ubriacare, ma prima sognare. Non mancherà anche un nome evocativo di una zona bellissima del Sarrabus, che è Notteri. Infatti tutti i nostri prodotti hanno dei nomi legati a quello che è il territorio del Sarrabus, quindi cerchiamo di trasmettere un po' tutta la parte territoriale, turistica, anche sui prodotti imbottigliati. Voi che siete del territorio, cosa ne pensate? Non fate solo complimenti perché abitate tutti qui vicino, siete tutti a chilometro zero. Io direi che questi archetti che vediamo nel bicchiere sono un buon segno, vero Sergio? Sì, è una bella struttura, questo è un vermentino un po' atipico, un po' quello che si allontana un po' da quello che è la beffa tradizionale del vermentino, molto semplice, molto estiva. Un vermentino più strutturato per via della selezione delle uve che ne facciamo e anche dalla lavorazione, fa una macerazione di 12 ore sulle bucce a freddo, poi dopo per gravità viene separato il mosto fiore dalle bucce. Questo mosto fiore fermenta per circa 15-20 giorni a bassa temperatura, dopodiché il vino finito resta in contatto sulle feci nobili per circa 5-6 mesi. Adesso che ho pulito la bocca con questo nobile vermentino, assaggiamo il formaggio senza lattosio. Mi stai già facendo capire che è eccellente, vero Fabio? È apprezzato. Mi sembra di capire che tu sia una buona forchetta. Che si vede, no? Il formaggio senza lattosio è buono come uno con lattosio. Cioè, una considerazione semplicistica, ma... Sono andati in giro a
guardare un po' questo bellissimo agriturismo che ha un giardino, un prato intorno invidiabile, sembra un paradiso terrestre. E non è un classico agriturismo pieno di stanze, eccetera, ma con piccoli caseggiati indipendenti, e la cosa mi è piaciuta molto. Però poi ho visto un caseggiato che pensava andasse a fuoco, ma non è così. C'è un enorme spiedo dentro, e non vi dico cosa, solo lui lo sa, dove Antonio, il titolare, da stamattina ha usato il metodo classico sardo, Sacardiga e Suschironi, per farci provare una squisitezza portata da Gianluca, che è anche allevatore. Allora, un ultimo sorso di questo ottimo vermentino, perché tanto con il piatto che seguirà dovremo cambiare sicuramente vino. Ma questo piatto speciale che io attendo da stamattina arriva? Oh, grazie Paola. Lo spiedo e treccia di agnello. Ale, niente di meglio che l'identità sarda nella cucina. E questo è l'agnello di Sardegna IGP. Tocca di nuovo a te. Ti stai allenando per fare le prediche in chiesa, comunque. Sì, no, questo è il nostro agnello IGP, siamo iscritti al consorzio di tutela per l'agnello sardo IGP. Questo è un agnello primaverile, perché si distinguono in due tipi di agnelli, quello invernale e quello primaverile, che ha la differenza sostanziale della carne. Quello primaverile rimane più morbido e l'agnello è molto più grasso, diciamo. È la carne più rosata, invece quello invernale è un pochino più rosastra come carne. Ma dipende dal tipo di erbe che in primavera sono in maggior quantità. Proprio dalle erbe e poi anche dalla quantità di latte che ha la mamma e poi anche dalla temperatura invernale, perché in inverno c'è più freddo, quindi l'agnello soffre un pochino di più sul coso. Ecco qua. E per l'agnello noi ne produciamo più o meno un 500 agnelli all'anno, che li macelliamo noi stessi, li portiamo al macello e poi li consegniamo noi direttamente ai nostri clienti, sia privati che le macellerie direttamente. E siamo già 4 anni che lo commercializziamo, non diamo più agnelli ai grossisti per poter far guadagnare qualcosina in più noi, ma far anche risparmiare il nostro cliente, diciamo è a chilometro zero proprio. E questo è molto interessante, molto molto interessante, perché il fatto di macellare voi direttamente e non fare passaggi, tu Alberto sai cosa mi riferisco, quando poi nato in Francia, macellato, no, allevato in Italia, macellato in Slovenia, non lo so, quest'agnello che sembra che giri, che sia un turista che... Questo sicuramente è nato, allevato e macellato in Sardegna. Anche perché so che c'è un presidente del consorzio dell'agnello di Sardegna IGP, che conosco molto bene, che se non vi comportate secondo l'etichetta prevista arriva Battista Qualbu e vi castiga. Un disciplinare, sì, siamo molto, diciamo, abbiamo i controlli molto serrati e ci controllano tutta la filiera dell'agnello, da quando nasce, da quando lo portiamo nelle macellerie. Poi una cosa particolare di questo agnello è che ci teniamo molto all'impatto zero. Cerchiamo di... tutta l'azienda è allestita con dei pannelli fotovoltaici, dove ciò che potremmo inquinare, cosa, cerchiamo di recuperarlo diversamente con l'energia solare. E poi diciamo, facciamo anche piantumazione di piante, quindi cerchiamo di essere... Abbiamo un agnello a impatto ambientale quasi zero. E conta molto anche questo. La carne è saporitissima, infatti, e questo è un agnello di primavera. Un agnello di primavera con un sapore eccezionale. Rimane molto dolce come carne. Buonissimo. Il nostro sommelier, che vino ci consiglia? Grazie anche per il titolo che non ho comunque.
Beh, con l'agnello abbiamo pensato di creare l'abbinamento con il Cannonau Capoferrato. Quindi, diciamo, uno dei nostri vini più rappresentativi, se non il più rappresentativo, soprattutto della sottodenominazione Capoferrato, che si può produrre solamente nel Sarrabus. Naturalmente per il Cannonau. Questa non la sapevo. Sì, in tutta la Sardegna, per discipline di produzione, si può produrre Cannonau di Sardegna DOC. Poi ci sono tre sottodenominazioni che sono legate appunto alla zona di produzione. Una è la nostra, che non ha un Capoferrato, che si può produrre solamente all'interno del territorio del Sarrabus, quindi da uve coltivate nel territorio del Sarrabus, vinificate e imbottigliate nel territorio del Sarrabus. E poi ci sono Jerzu per il territorio di Jerzu e Nepente per il territorio di Oliena. Sono arrivati dolci, bene, in alto i calici, possiamo fare il brindisi finale. Dolcetti tipici sardi? Sì, ah, io so già qual è il mio preferito, questo. Questo che vino è? Beh, per il brindisi finale appunto sta benissimo un Seiprus, che è il nostro metodo classico che produciamo dall'annata 2018. Metodo classico da uve Cannonau. Spumeggiante. Vinificato in bianco. Dopo la seconda fermentazione effettuata in bottiglia è rimasto appunto a contatto sui lieviti al buio per 36 mesi, quindi praticamente 3 anni. Bene, possiamo allora un brindisi a tutti voi che avete portato dei prodotti eccezionali, ad Antonio e Paola che li hanno dell'agriturismo Praidis, che l'hanno preparati, cucinati a meraviglia, a Coldiretti Sardegna che come un angelo custode veglia sui produttori e sui prodotti, ma soprattutto controlla, e un brindisi soprattutto alla salute di tutti noi. Cin. 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 Thank you.